Davide Mosca, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno e benvenuto qui nel Posto delle Parole. Davide Mosca è autore di diversi romanzi, tra i quali il bestseller Il profumatore di biblioteche proibite, La cripta dei libri profetici, usciti con Newton Compton, mentre per Rizzoli il libro Il crociato infedele. Per Mondadori ha scritto, insieme con Francesco Moser, Ho osato vincere e adesso Le notti nere di Praga. È direttore della libreria Verso di Milano. Cosa vuol dire essere direttore di una libreria? Questa è una bella domanda. La nostra è una libreria anche con spazi eventi, bar, quindi un lavoro a 360 gradi, dove il libro è il mozzo centro però di tanti raggi diversi, soprattutto dirigere, comunque dirigere, anche essere al centro di uno spazio che ospita tante persone, tanti intrecci culturali in una città come Milano, che è la città, come sappiamo, del libro in Italia, quindi devo dire che è un lavoro molto affascinante per quanto impegnativo. Affascinante e impegnativo, poi con la libreria Verso, che tra l'altro ha una presenza anche nei social network molto molto importante, molto attiva. Mentre adesso andiamo a raccontare questo romanzo, Le notti nere di Praga. Prima però, Davide Mosca, prima di entrare nel tessuto di questa storia, io vorrei soffermarmi, come mi piace sovente quando le copertine sono interessanti, soffermarci su una copertina, soffermarci sulla copertina con un'illustrazione, devo dire che è di Emiliano Ponzi. Emiliano Ponzi, per chi non lo conoscesse, può fare una ricerca internetica e scopre delle cose straordinarie. Come straordinaria e particolare questa copertina. Ce la vuole raccontare Davide Mosca? Sì, diciamo che con Emiliano siamo amici da anni e l'idea insomma, è sempre stata quella di lavorare insieme prima o poi. Lavoriamo insieme anche su un giornale, su un trimestrale che si chiama Link, finalmente ce l'abbiamo fatta anche con un mio romanzo ed è stata, devo dire, una bella collaborazione perché ci siamo confrontati sul libro ed è poi bello vederlo all'opera, insomma lui bastano veramente pochi elementi per riuscire a toccare il cuore di quello che è un romanzo e questo mi ha piuttosto impressionato vederlo all'opera e devo dire che il risultato è molto buono perché la copertina è davvero una delle più belle, che forse la più bella che ho mai avuto, anzi Una senza copertina dubbio. molto molto particolare, perché poi bisogna anche tenere in considerazione che il disegno della copertina deve avere un respiro sincrono insieme con i caratteri, no? E qui Andrea Falsetti, vedo graphic designer, anche la scelta del carattere tipografico ha la sua importanza. Chissà se questa Certo. copertina e questi caratteri possono piacere a Franz Kafka. Che ne dice Davide Mosca? Ah beh, su Kafka è sempre difficile scommettere perché lui era veramente enigmatico e anche contraddittorio nel senso migliore del termine, no? Perché aveva tante. No? Insomma, io dico sempre che ci sono tanti Kafka quanti sono i suoi lettori, quanti sono i suoi critici, no? Quando tu leggi anche dei libri su Kafka ti sembra sempre di leggere di un personaggio diverso per ognuno che scrive. Quindi è veramente difficile indovinare il suo pensiero, penso che risieda lì il grande fascino che ha sempre esercitato sui lettori, ma anche e soprattutto sugli scrittori, no? Ogni scrittore a un certo punto sente il desiderio di confrontarsi in qualche maniera con Kafka, direttamente con un libro, come è successo a me e a tanti altri, oppure anche indirettamente, no? Quindi con alcuni argomenti, molti sono gli scrittori che citano più o meno esplicitamente o che hanno a che fare con Kafka nei propri romanzi, anche perché è appunto uno degli scrittori che ti chiama in qualche maniera, con cui devi fare i conti. Lei è stato chiamato per scrivere questo libro dedicato a Kafka? Sì, è un'idea che ci ballava in testa da un po' di anni, finalmente si è realizzata ed è stata una bella, devo dire una bella avventura, anche perché ho scoperto delle cose di Kafka che non sapevo, me lo sono riletto tutto, le varie anche oltre le sue opere, anche un po' di opere collaterali su di lui, quindi insomma ho scoperto molte cose interessanti, Noi non si finisce viviamo mai di imparare. questa storia, Le notti nere di Praga, proprio con il colore nero che si addice benissimo a questa storia, no? Non è un Sì, noir perché come noi possiamo intendere oggi, no? È qualcosa di molto più
con una trama e un ordito molto più complessi, no? Proprio perché non può non essere così. Parlando, lo diceva poco fa Davide Kafka, Davide Mosca, vede che l'ho chiamato Davide Kafka, vede Interessante, che la interessante. Sa perché? Perché lapsus. una delle mie più ultime presentazioni, una del pubblico mi ha detto: sono venuta perché, sai, io mi chiamo Kafka di cognome. Questa cosa mi ha molto attirato. Tra l'altro era di origine ceca, è stato piuttosto interessante ed era in vacanza qui da New York perché lavora, si è trasferito a New York da tanti anni, quindi per una serie di coincidenze. E per una serie di coincidenze, ci sono anche dentro il romanzo, perché io sono partito da due fatti reali. Il primo che Kafka visse per un periodo in Via degli Alchimisti, anche detta Via d'Oro, che era la via ai suoi tempi semi-abbandonata sotto il castello, ma ai tempi del Cinquecento, quando Praga si guadagnò il nome di Praga Magica, era al centro di questo potere degli alchimisti, dei negromanti, degli stregoni, perché Rodolfo II, questo re che amò circondarsi dei migliori intellettuali, ma non solo, anche dei maggiori alchimisti dell'epoca, aveva stabilito lì le fucine degli alchimisti, e questi alchimisti cercavano appunto di fabbricare la pietra filosofale, no? Che sulla carta dovrebbe trasformare i metalli vili in oro. E questo è il primo fatto storico, questa coincidenza. E il secondo è che a un certo punto della sua vita Kafka, che frequentava la casa, il salotto letterario, non solo, di Berta Fante, dove passavano tutti i grandi dell'epoca, da Rilke, da Einstein, incontrò Rudolf Steiner, no? Fondato il teosofo, l'antroposofo, che poi fondò il famoso, da cui le scuole steineriane, che sono diffuse in tutto il mondo. Ecco, Steiner incontrò Kafka e ne rimase impressionato, e scrisse che incontrandolo, toccandogli la mano, parlando, disse che non aveva mai incontrato in tutta la sua vita, e mai più ne avrebbe incontrato un uomo con un potere spirituale così, così grande. Non l'aveva mai conosciuto. Questo è un fatto reale che mi ha molto incuriosito. Ecco, da questi due piccoli elementi iniziali storici parte il mio romanzo. Parte il romanzo dove incontriamo personaggi, potrei dire favolisti, ma sono dei personaggi che veramente ci riportano un'atmosfera delle letture fatte su Kafka o di chi non ha fatto le letture, della possibilità di incontrare veramente la scrittura kafkiana. Ma è anche molto kafkiana la Zelenda, Zelenda che è una donna che abita per l'appunto in quella via dove Kafka ha affittato un piccolo appartamento, anzi la sorella gli ha affittato un appartamento e Zelenda a un certo punto, questa maga, così detta tale, questa signora scompare e Kafka, preso da uno spirito di curiosità o da non so che cosa, perché è difficile scoprire anche le motivazioni di Kafka, incomincia la sua ricerca e qui a proposito di pietra filosofale si scopre che è proprio qui tutto il nodo della vicenda, perché il potere che Kafka, ha, lui non sa di averlo in sostanza. Sì, esatto, perché comunque quello che volevo raccontare è anche tutta l'alchimia, che comunque ha rappresentato una pagina importante, anche, anzi fondamentale direi, della nostra storia occidentale, non solo, anche l'orientale, perché c'erano molte influenze, ad esempio, del pensiero cassidico. Perché l'alchimia non è solo così come si può pensare, trasformare i metalli vili in oro, ma in realtà sottintende un processo spirituale, no? Non dimentichiamo che sono anche gli anni della nascita della psicanalisi, e Jung, per dire, era molto interessato, era un grandissimo studioso di alchimia, proprio per la trasformazione interiore. L'alchimia, avendo una tradizione storica molto antica, dietro il paravento dei metalli o di qualcosa che potesse interessare così più superficialmente, in realtà raccontava dei moti dell'anima e anche di diciamo, di una psicologia prima della psicologia poi nata tra fine 800 e inizio 900, quindi una tradizione secolare molto, molto interessante, Davide molto Mosca, ricca. lei si ricorda la prima volta che si è imbattuto nelle storie di Kafka? Qual è stata questa storia? Ma guardi, per me Kafka è sempre stato un autore interessante, sai perché? Perché a differenza di tanti altri classici, la prima volta che l'ho letto non l'ho capito, no? E questo non capirlo Affascinante. mi è affascinato, perché mentre su altri grandi classici che si leggono al liceo, no? Si cominciano a leggere, magari sentivo subito di capire cosa i messaggi o comunque il senso dei romanzi. Su Kafka sono sempre rimasto perplesso e quindi l'ho dovuto rileggere, perché comunque mi chiamava una seconda volta, e poi adesso per questo romanzo mi sono riletto
tutto Kafka per una terza volta in età diverse. Se chiedermi se l'ho capito, non lo so, forse è meglio che io non risponda. Però comunque ho capito il suo modo di scrivere, ho cercato anche di replicarlo, quella che alla fine quello che lascia veramente uno scrittore, al di là di tutto, è anche il suo stile, il suo modo di scrivere, no? che è parte essenziale, se non fondamentale, della sua opera. Ma nella sua libreria Verso, Davide Mosca, lei si occupa anche del rapporto con i clienti, vale a dire, che ne so, un cliente le ha mai chiesto, ma questo libro, Le notti nere di Pal, che cosa racconta? Come se lei fosse lì semplicemente come libraio, non anche come autore. Sì, a volte mi succede, siccome la copertina è molto bella, qualcuno lo prende, anzi, abbastanza persone lo prendono senza essere, ecco, non... perché ovviamente non consiglio mai i miei libri, e quindi a volte sto in silenzio, non dico niente, a volte invece cerco di scoraggiarli così per vedere la reazione e divertirci insieme. Prima di salutarci, Davide Mosca, qual è l'ultimo consiglio di lettura che ha dato a un cliente della sua libreria Verso? Ma secondo me, grazie per questa opportunità, secondo me L'espulsione dell'altro di Byung Chul Han, che è un saggio di questo filosofo tedesco di origini coreane, è veramente uno di quei libri che un po' ti cambiano. Io dico sempre che ci sono dei libri che ti aprono gli occhi, gli altri che ti accecano. Quelli che ti accecano sono quelli che lì per lì ti sembra qualcosa di incredibile, ma poi in realtà non ti porta a vedere la realtà. Invece quelli che ti aprono gli occhi, questo è uno, ti insegna un altro modo di guardare le cose attorno. E penso che sia il saggio, molto breve ma anche molto incisivo, più importante che sia uscito ultimamente sulla contemporaneità, sul rapporto con l'altro. È un po' come l'ascia di Kafka, no? Sì, esatto. Beh, per rompere il mare ghiacciato che abbiamo dentro. Sì, esatto. Per chi non conoscesse Kafka, con quale libro può cominciare il viaggio nella sua parola, nella sua scrittura? Ma forse con i racconti, che sono sempre, in cui c'è già tutto, perché poi anche nei romanzi lui riprende i racconti, è come se li rielaborasse di continuo, quindi credo che i racconti siano un buon modo per cominciare. Grazie ancora Davide Mosca, autore del libro Le notte nere di Praga, edizione Mondadori, e buon lavoro con la libreria Verso. Buona giornata.